poi si passa agli intervalli discendenti, quindi poi vedrete il trucchetto per capire la differenza, diciamo, tra una seconda minore discendente e ascendente, tutto spiegato nel PDF. Comunque, discendente, chi non conosce, forse avrete già intuito di cosa parlo. Scusate, Mario, per Elisa e Beethoven inizia in questa seconda minore discendente ripetuta. Oppure se non sbaglio, il ritornello di We Are the Champions, The Queen. We are the champion, my friend. Inizia con, appunto, il ritornello inizia con una seconda minore discendente. Quindi Fa mi. La seconda maggiore discendente la possiamo associare al brano di un mio mito personale, Gino Paoli, che è Senza fine. Vediamo se mi ricordo. Senza fine. Senza fine. Seconda maggiore discendente, perché Sol fa naturale. La terza minore discendente, vi vado su Beatles, per gli amanti dei Beatles, è un classico esempio di minore, è Jude. Ehi Jude, Do la naturale. Questo vi deve rimanere in testa per forza, perché uno dei brani più famosi del mondo. E la terza invece maggiore discendente, mi viene in mente, si torna ancora una volta nel jazz, sì, diciamo, sì, si può contestualizzare nel jazz, Summertime, standard famosissimo. Summertime. Si bemolle. La quarta giusta discendente, ancora uno standard che mi è venuto in mente sul momento, è All of Me. Il primo intervallo è una quarta discendente, quindi fatto Do, Sol, Do, Sol. La quarta invece aumentata di discendente, non so se vi ricordate, Tarback, O Man di Stephen Schwartz, scusate la pronuncia, che faceva così. Tarback, O Man. Inizia con questa bellissima quarta aumentata discendente. La quinta giusta discendente è Feelings di Morris Albert, che faceva più o meno Feelings, Feelings, quinta giusta. La sesta minore, quella bellissima che dicevamo prima, discendente, se vi ricordate brano di Renzo Arbore, Grazie dei Fiori Bis, inizia, il ritornello inizia con una sesta minore discendente. Grazie dei fiori, do mi, do naturale, mi naturale, quindi sesta minore.
La sesta maggiore discendente si può associare al brano tradizionale, che ora il titolo lo dico un po' in inglese a modo mio, che è Nobody Knows the Trouble I've Seen. Spero di averlo detto giusto, che mi viene in mente una versione gospel bellissima che inizia con ascoltate perché è veramente bello. Inizio questa sesta maggiore, che in questo caso è un do mi bemolle. La settima minore discendente si può associare invece a un brano di Herbie Hancock, che sicuramente gli amanti del funk e dintorni conosceranno, che è Watermelon Man. Inizia con un mi bemolle, se non ricordo male. Mi bemolle fa naturale, quindi settima minore discendente. La settima maggiore, non so se vi ricordate il bellissimo brano di Colport, che poi è reso famosissimo da una versione cantata da Ella Fitzgerald, che faceva I love, mamma mia, mi sono stonato, comunque I love you. Primo intervallo, questa bellissima settima maggiore discendente. L'ottava discendente, poi lo stesso discorso dell'ottava ascendente, quindi la stessa nota, un'ottava sotto. Abbronzatissima di Vianello. Cercate comunque di trovare voi degli esempi, che può essere divertente, vi aiuta a conoscere le melodie e soprattutto appunto a riconoscere gli intervalli e le loro sonorità. Nel prossimo video andiamo a vedere come si studiano, quali sono gli esercizi da fare per studiare gli intervalli e poi come metterli in pratica, quindi quello che avete studiato, come poterlo poi mettere davvero in pratica per la vostra musica, per creare delle linee. Vedremo tutto nei prossimi video.